Ok, ora vediamo come tirare la prima freccia. Abbiamo imparato la nostra forma di tiro e ora proviamo a tirare la prima freccia. Quindi alziamo l'arco. Questa attività ovviamente l'istruttore dovrà aiutare in tutto e per tutto ad ottenere i risultati. Quindi manterremo l'arco in mano, andiamo a prendere la nostra freccia sotto cocca, questa posizione, molto bene, andiamo in ancoraggio, via in ancoraggio, gomito naturalmente alto, teniamo il nostro arco e via, rilasciamo. Beh, il nostro principiante imparato alla perfezione, questo è un buon rilascio, quindi due pollici attaccato al viso e il polso naturalmente disteso. Le linee del corpo devono essere mantenute dall'inizio alla fine, sia le linee verticali che le linee orizzontali. Rivediamolo. Coraggio, rilascio, rivediamolo ancora una volta, presa della corda, tre dita uncino come sappiamo fare, pollice e mignolo non ci servono e se ne stanno per contorno, arriviamo all'ancoraggio e curiamo ovviamente che il polso sia in linea e non spezzato, il gomito naturalmente alto e a questo punto possiamo rilasciare. Molto bene, semplice, lineare, perfettamente in linea. Se avete qualche domanda da porvi, scrivete nei commenti, iscrivetevi al canale, mettete mi piace e ricordatevi che c'è sempre il libro a vostra disposizione. Ciao a tutti, da Ferruccio e da Noemi. Parla anche lei. Ciao!